Ciao a tutti e bentornati su Yantech, io sono CK24 e oggi siamo qui con un video un po' particolare. Ormai sono tutti particolari, ma vabbè. Infatti, oggi siamo con una macchina virtuale di Windows 8.1 e sul desktop abbiamo RegFack. Ora, per chi non sapesse cos'è RegFack, è un programma sviluppato da un tizio a caso che sostanzialmente appena lo fai partire e clicchi Start, ti fotte Windows sostanzialmente. Però in maniera molto buffa, non è che fa sempre la stessa cosa, cambia sempre, quindi è sempre bello provarlo. E sull'altro canale, in verità, circa l'anno scorso ho fatto ben 3 video su RegFack. Però non erano video fatti bene, tipo convenzionali, dove c'ero io che parlavo, erano video con la musichetta sotto e le scrittine. L'ho fatto rispettivamente con Windows XP, Windows 7 e Windows 10. Oggi ho deciso di riproporre questo contenuto con Windows 8.1, con un sistema operativo dove non ho mai provato RegFack, e magari in un modo un po' più normale, con io che vi parlo sopra, perché lo so che vi piace quando parlo. E quindi andiamo a distruggere Windows 8. Una cosa che ci tengo a precisare è che non vi lascerò il download di RegFack in descrizione, perché il creatore dalla quale l'ho scaricato, l'ultima volta che ho controllato perlomeno, perché poi io l'avevo già da parte, comunque l'ultima volta che ho controllato aveva tolto il link per scaricarlo, però aveva lasciato quello del codice open source, quindi io l'ho scaricato e ho compilato il codice con Visual Studio. Sinceramente non mi prendo alcuna responsabilità di passarvi questo software. Se lo volete, probabilmente se cercate su Google troverete il creatore originale, potete scaricarlo, anche perché se lo fate partire fate morire un computer, quindi fatelo su una macchina virtuale se proprio avete voglia, fatelo su un PC della quale non vi interessa, ma non fatelo sul vostro PC principale, vi prego. Quindi io direi che non perdiamo altro tempo e apriamolo. Autore sconosciuto, direi che è un buon inizio. Perché sono arancione? Quindi clicchiamo sì. This program was made to destroy the registry of your computer. Using it will likely make your computer unbootable or unusable. The GUI of this program was made intentionally bad. If you don't know what you do, don't continue. You have been warned. Clicking yes will start the program now. Non c'è yes, c'è sì e no. E mo come la mettiamo, eh? Abbiamo il livello pussy. Che penso che il massimo che fai cambia qualche impostazione di Windows che puoi rimettere a posto. O abbiamo il livello Rest in Peace, che sarebbe Peace, però allora hanno deciso di scrivere Peace. Bene, comunque osserviamo la grafica, abbiamo Reg qualcosa Pro e questo c'è scritto in Comic Sans sopra. Fuck. Ah, se allargo streccio tutto bene. What the fuck is this thing? E direi che possiamo fare una cosa che non ho mai fatto prima d'ora, ovvero metterlo su Pussy. Devo censurare la parola pussy. Dai, voglio vedere che cambiamenti fa allo 0,02%. Do it. Quest'interfaccia è bellissima. Please wait. Voglio farlo un video così. Done. E come potete vedere non c'è un tasto chiudi, è molto infame questa finestra e devo chiuderla da gestione attività. Vediamo se c'è qualche differenza. Niente di niente. Proviamo a uscire e rientrare dall'account. Oh Cristo. Ah vabbè, lo sfondo in realtà penso sia semplicemente che si cambia perché l'ho impostato così. No, non ha cambiato niente. Very sad. Quindi adesso andiamo a fare le cose come vanno fatte veramente. Oh, aspetta. Una cosa è cambiata, è cambiato qua sopra. Mo è in grassetto qui sopra. Che è anche più bello di prima, devo essere sincero. Clicchiamo do it. Ho messo 100%. Ok, no, non posso ancora chiuderlo. Nice. Termina, vediamo se è successo qualcosa. Questo non era così prima. Però vabbè, riquadri. Oh fuck, non ha più... Una volta qua c'era lo spazio rimanente. Oh no. Un attimo, si sta distruggendo man mano. Abbiamo 11 parentesi 8 GB. Il cestino è diventato una cartella e non si apre. Ah sì, si apre così. L'orario è diventato 2 punti S maggiore di Q. Questo PC è diventato una cartella a caso. Poi abbiamo parentesi quadra chiusa per 100 lu, che sarebbe rete. Ok. Vediamo se apro, che so, Internet Explorer.
Non mi sembra si sia aperto. Il menu start sembra ancora giusto. Allora, esplorare non si vuole aprire, vediamo Edge. Ehi, scusa, sai per caso che ore sono? Certo, sono le W chiocciola parentesi cancelletto parentesi punto esclamativo slash. Oh, grazie. Edge ancora non si è aperto. Microsoft Store, stringa dell'interfaccia non valida. Ok, è scomparsa la taskbar. Porco cane. Journal document. Ma funziona. Interfaccia non supportata. Che vuol dire? Gestione attività. Ok, si va ad Edge qua sotto, scompare un abominio e non funziona. Si apre Skype, meteo, mail. Si apre un cazzo. Si apre nulla. Non posso più aprire Explore risorse? Explorer. No. No. Si sta distruggendo sempre di più. Pannello di controllo. Esploso. Ok, file, vediamo, explode. Nope. Tanto appresso come ha cambiato tutte le virgole con delle parentesi. Quanto altre canse. Disconnetti utente. Post. Post. Ok, lo chiamo. Vediamo se succede qualcosa. Benvenuto. Va bene. A me non sembra stia facendo mo. Oh, adesso è diventato nero. Oh no, cioè c'è un mouse utile. Control Shift Esc. Porca madosca, che è sta roba? Che è sta roba? Ma che è? Porco Giuda, mi sono spaventato un bot. Ma ci sono i tasti che si penetrano. Ma che è sta roba? Ah, raga, se continua a diventare arancione o bianco a caso, non sono io ma è la fotocamera. C'è ancora sto porto. Aggiorna. Ma funziona. Prestazioni. Beh, se alzassi tanto la risoluzione. Io direi che è arrivato il momento del test tanto atteso. Oseso. Questo è il più bello che mi sia mai successo. È il più bello. Mi sa che non è cambiato niente da prima. No, c'è ancora questo abominio dell'umanità. Control. No, c'è un robot. Ok, ecco perché vi dicevo non usatela nel vostro computer, perché questo non è piacevole. Ma tra l'altro è entrato in modalità i3VM? Cioè che cambia il focus in base a dove è il mouse? È diventato un titling Windows Manager da solo? Il tasto ok è nero. Vabbè, io direi che con questa magnificenza possiamo lasciarci. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate, condividete. Passate da Instagram e da Twitter, che trovate come sempre in descrizione. Dato che a volte mi chiedete dove potete scrivermi, Instagram e Twitter vanno benissimo. Magari meglio Instagram. Se non vi rispondo subito è perché le notifiche di Instagram ogni tanto mi finite nelle richieste, mi finite nel generale dei direct. Quindi se non ci vado io a mano a controllare non mi arrivano. Passate al mio canale di gaming e intrattenimento, che trovate come sempre in descrizione. Qua ci capita tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.